La pubblicità, invece, qua in studio ci informiamo sullo sport tamburello, perché in realtà è poco conosciuto, anche se è davvero uno degli sport più antichi. E soprattutto ricordiamo la società più antica di Firenze, 1870, giusto? È stata fondata. Mi dicono che abbiamo però pronte le dichiarazioni di Manuel Pasquale dall'Olimpico da Viola Channel. Ascoltiamo. Anderson, comunque è il gruppo che stasera sono andato in pressione, quello bianco celeste. Sapevamo che è una grande squadra, non per niente sta lì davanti a noi e soprattutto ci ha battuto questa sera. Probabilmente anche il fatto di avere molti impegni ravvicinati, soprattutto con squadre di grandissima qualità, prima o poi ci sta di pagar dazio. L'abbiamo pagato questa sera, ti ho detto peccato per questo passivo così pesante e comunque in questo momento la Fiorentina non merita. Sì, la volontà nostra è quella di capire gli errori, però archiviare al più presto e ripartire perché comunque giovedì abbiamo la Roma in Europa League, lunedì prossimo direttamente il Milan, tutte partite importanti e decisive per il proseguo. Ed eccoci rientrati in studio, eccoci qua, vediamo se ripristiniamo l'audio, abbiamo qualche problema tecnico per quanto riguarda l'audio delle interviste, vediamo di risolverlo. Andiamo ancora però a leggere le interviste che ci arrivano comunque anche tramite internet. Ancora Pradella, Lazio aveva preparato l'incontro in maniera diversa ed è entrata in campo con maggiore cattiveria rispetto a noi. I biancocelesti hanno meritato la vittoria, ma se quel tiro di Badel fosse entrato non so come sarebbe finita. Borca, questa è la domanda fatta a Pradè, sta bene, se la gara fosse andata diversamente magari avrebbe giocato anche una quindicina di minuti, lo valuteremo nei prossimi allenamenti. Dunque potrebbe essere vicino comunque al rientro, Tommaso. Sì, ha detto saranno decisivi i prossimi allenamenti. In realtà Borca Valero è convocato e convocabile già da almeno due partite, infatti era in panchina, nella lista di Montella anche a San Siro, è sempre stato in panchina, non se n'è ancora ripreso dalla ferita al malleolo subita contro il Tottenham, è un giocatore, lo spagnolo abbiamo visto quest'anno, che già il suo rendimento non è all'altezza di quello dell'anno scorso, è un giocatore che per rendere al massimo deve essere al massimo della condizione, quindi Montella lo sa e buttarlo in campo al 50, 60, ma anche al 70% della condizione è quasi deleterio, sia per il giocatore che per il gioco della Fiorentina che ne risente. Sulla sconfitta con la Lazio, prendendo anche ad esempio le parole di Pradè, bisogna partire da un dato di fatto. La Fiorentina non le può vincere tutte, cioè questo è ovvio, non è la Juventus, ai noi, che spesso è protagonista di strisce positive, non le può vincere tutte, quindi fondamentalmente ci sta un KO. Lo possiamo dire due cose, meno male che è arrivato in campionato e non perché, per esempio, faccio un esempio, toccando qualsiasi tipo di cosa, vabbè, 4-0, uno scontro ovviamente 4-0 per da dire, dentro con fuori la Roma sarebbe in Europa stato League peggiore. Sarebbe stato mortale, certo. Per fortuna è arrivato in campionato che è recuperabile e per fortuna è arrivato un KO per 4-0 e non tanti KO per 1-0, questa è la forza della Fiorentina. Quindi tu dici è stato fatto il bottino di gol subiti, quindi per il momento speriamo di aver già dato questa è la dichiarazione di Tommaso Bonan. Torniamo da Manuel Pasquale, Viola Channel, Manuel Pasquale dall'Olimpico. Sì, un passivo pesante soprattutto in un momento dove insomma, in questi due mesi la squadra ha fatto un grande lavoro con dei grandissimi risultati. È normale, un 4-0 questa sera, bello pesante, però insomma, da una parte ci aiuterà a ripartire con grande consapevolezza e comunque siamo una grande squadra, è stato un incidente di percorso. Chiedo se c'è un po' il rischio di portarci dietro questa gara. Entrati in studio, ancora non abbiamo risolto, allora andiamo anche con i messaggi. Oggi non abbiamo dato il massimo, potevamo fare molto meglio pur tenendo conto degli infortuni, ci scrive Federico. Dunque, insomma, secondo Federico la squadra poteva dare di più. Andiamo ancora però a dare un'occhiata comunque ai prossimi impegni. Abbiamo detto alle porte la Roma, però noi abbiamo preparato anche le pagelle, vediamo, eccole qua. Prima delle pagelle, le altre, il calendario delle altre, perché giustamente, insomma, è vero sì che la Fiorentina ha perso con la Lazio ha raggiunto il Napoli al terzo posto, la Sampdoria invece ha raggiunto a 42 punti la Fiorentina, questo è il calendario comunque delle altre, perché poi dipende anche dagli avversari il proseguo del campionato. Mi sembra che il calendario del Napoli e della Sampdoria non sia
migliore di quella della Fiorentina, cioè il Napoli, Napoli ha il Verona, l'Atalanta che deve lottare, tra l'altro l'Atalanta, la Roma e la Fiorentina, la Sampdoria c'ha la Roma, l'Inter e la Fiorentina e il Milan, insomma non è che mi sembrano molto, molto avvantaggiate rispetto a noi, onestamente. La Lazio mi pare abbia un calendario buono. La Lazio appunto no, non l'ho nemmeno nominata la Lazio, proprio per questo, non l'ho nemmeno nominata la Lazio, proprio per questo motivo qua, però dico il Napoli, la Sampdoria, ecco, mi sembra che ce l'abbiano quasi, forse peggio del nostro. Fiorentina, Milan, Udinese, Sampdoria, Napoli, ricordiamo però, poi in mezzo l'Europa League e ancora poi il 7 aprile il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. L'unica cosa della Sampdoria che ecco magari che gioca tranquilla, perché è una squadra appunto che non ha meglio di quello che ha fatto non può fare. Si è risvegliato un signore che tutti davano per finito, si chiama Eto'o, come sì. Oggi Close, tutti 36 anni, 37 anni, sì, ho capito, però questo signore tedesco anche lui, Panzer, quando entra abitua a visa rete, cioè non è che fa tanti discorsi, uomo d'aria, lotta per la squadra, dunque Eto'o, ieri la rete di Eto'o sinceramente a me ha ricordato qualcosa, insomma, e questo è giocatore, è inutile stare a lamentarsi, questo è giocatore, gli dà una maglia addosso e sto fa rete. Vediamo un po' come commentate le pagelle che la redazione sportiva di Teleiride ha preparato dopo, insomma, aver analizzato la gara tra Lazio e Fiorentina. Il migliore in campo Neto, okay, così come abbiamo detto anche poc'anzi, poi 4,5 Tomovic, Savic 5, Basanta 5, Pasqual 5,5, Kurtic 5, insomma poche in realtà le sufficienze, Badel 6, Mati 6, 5,5 anche Salah, che invece comunque ci aveva sempre abituato davvero a voti esorbitanti, Ilicic 5,5, Diamanti 5, Pizarro 6, Gilardino 5,5, senza voto Joaquin perché ha giocato molto poco, pochi minuti, Montella 5,5. Siete d'accordo o non d'accordo, in cosa insomma non siete d'accordo? Michele, ma, grazie, lo fa per vai Michele, di lui. Vai, dicevo, Michele. Riguardo a Fiorentina, le sufficienze secondo me sono anche, qualcuno è troppo, è tanto secondo me. Cioè quindi Neto lo lascerei voti così. Troppo alti? Sì, perché oggi la Fiorentina, visto il poker che abbiamo preso meritatamente a Roma, la sufficienza forse la meritava in modo particolare Neto. Gli altri li metterei tutti insufficienti, perché quando si perde tutti insieme, quando si vince tutti insieme. Oggi squadra purtroppo mai scesa in campo, no, sufficienza secondo me l'avrei data solamente più che sufficiente a Neto, gli altri mi dispiace ma no. Tommaso? Sì, no, secondo me, no, per una volta certo, non sono fossi d'accordo. Davvero stato un professore a scuola, poveri alunni, Sì, no, poveri alunni, è la verità, no, quando dire, perdi 4-0 contro una diretta... Allora, però voti allora. Più bassi dei 4,5, ora mi sembra allora, no, io dicevo ci sono, scusa, io ho detto per esempio, Mati, per me è stato... 2-6 non ti torna, no, peggio, io non avrei dato 6, no, Michele, comunque, io stavo scherzando, giustamente tu dici, la squadra in realtà non è scesa in campo, ha giocato male il gruppo nell'insieme e dunque tutte insufficienze tranne Neto che è stato il migliore in campo. Questo volevo il dire. Commento invece analisi di Tommaso, tra l'altro vedo molti tifosi d'accordo con te Michele. Sì, Tommaso? Io so che probabilmente sto per dire una cosa, ma perché il 4-0 inevitabilmente affossa tutti i giocatori. Però quando si fanno le pagelle, che voglio dire, sono poi alla fine relative, perché 5,5, 5, cioè o è uno insufficiente o uno è sufficiente. Però se vogliamo dare i voti, mi riferisco magari ai 2-6 di Badel e Mati Fernandez, che mi sembra siano al centro, perché gli altri sono tutti insufficienti. Bravo, questo dicevo. Però quando si fanno i voti bisogna tenere presente alcune attenuanti. Innanzitutto il valore degli avversari che uno ha di fronte, la condizione fisica del giocatore che si va a valutare e anche la posizione in campo che occupa. In questo caso Badel veniva da 6 partite consecutive dopo non aver praticamente mai giocato in campionato. Ha fatto, l'unico tiro in porta, tiro verso la porta. Aspetta. Sì, sì. E se non altro, qui ha fatto riferimento anche Pradè dicendo fosse entrato quel tiro, la partita poteva essere comunque diversa. E se andiamo ad analizzare, chiaramente non ha avuto il guizzo, non ha fatto l'assist, però nel mare magnum. Quindi dei in realtà 5, non avevamo scritto 0-1, c'è stato, insomma, un mezzo tiro. Sì, un mezzo tiro, una buona occasione, ecco, non una cara occasione. Però bisogna anche considerare che di fronte aveva un centrocampo, come diceva anche giustamente Michele, tra i più forti della Serie A. Non ha preso 7, ha preso 6, secondo me ci può stare per un giocatore che comunque ci ha provato
e non è andata, così come Mati, che è partito malissimo come tutti, certo. Però alla fine è quello che un attimo ha cercato di proporre qualcosa, se non altro usando la propria tecnica. No, ma infatti io ho detto chiaramente prima, più di sei. Tommaso, io ho detto prima, infatti Mati a me è piaciuto, però dico la sufficienza non l'avrei data nemmeno a lui. Sì, no, chiaro. A me hanno insegnato da ragazzino, quando giocavo contro il club sportivo, da ragazzino, mi hanno insegnato che le partite si vincono e si perdono a centrocampo. Dunque, certo, se loro sono stati superiori a noi, noi non possiamo aver preso la sufficienza se abbiamo perso 4-0. Non esiste. Cioè, ma non per, non è no, per no, me, no, ma non fate frega, però in relazione agli altri voti, in realtà poi alla fine se uno non segna è difficile, sai, Bale può fare anche tutti i passaggi giusti, che però alla fine se l'attacco non gira e la difesa non difende... Cioè, perché... Se alla noi diamo 6, parlo della Fiorentina. Se noi diamo 6 alla Fiorentina, la centrocampo della Lazio sono tutti a 9 oggi. Scusatemi, se si fa le schede, sono tutti a 9. Da 7 e mezzo, come media, sono a 9. Sì. Anderson oggi era 9 e mezzo. Allora, io vedo che i tifosi vogliono parlare. Ora diamo subito anche a cogliere la sfumatura del tifoso. Vorrei prima però andare da Asia, che sei il capitano, giusto? Della squadra femminile di Tamburello? Sì. Ecco, non ti vergognare, tra l'altro facciamo un bel primo piano ad Asia, che è bellissima, ha degli occhi stupendi. Allora, io ti chiedo, Asia, voglio dire, in una partita, metti caso che si mette male, che perdete di molto, il capitano cosa fa? Tu come ti comporti? Boh, cerca di incoraggiare le altre e dire non è finita, continuate a impegnarvi. Ecco, giustamente, secondo voi... Dovrebbe dire colpa mia, no? Senso, no, non ha senso. No, giustamente lei dice così. Secondo voi questo atteggiamento c'è stato nella Fiorentina? Sì. O è stata una Fiorentina che ha un po' accettato il risultato dicendo vabbè, posso, un po' remissiva posso forse fare stasera? Un'analisi. La Fiorentina ora, voi dovete dirmi, perché è un bellissimo gruppo e vince il gruppo in questo periodo, però il leader non ce l'ha. Cioè, scusatemi. Andiamo sì, da no, ma non il leader, no, dico non il leader dei tifosi, No, no, io sto parlando della squadra. Io parlo del leader in campo. Sto parlando di leader in campo. Per la me Fiorentina... alla Di Natale, no. La Fiorentina non ce l'ha. No, va bene, però secondo me il leader la Fiorentina l'ha presa a gennaio. E si chiama Diamanti. Oggi Diamanti? Sì. No, Diamanti oggi è stato come tutti da 5. Oggi tutti. A essere sì, bravi. Oggi insomma pochi sufficienti. Ma io volevo fare una domanda a loro. Facciamo una domanda. Secondo voi, qual è il miglior centrocampo della Fiorentina come giocatori? Io, ignorantemente, mi piacerebbe vedere un centrocampo con giocatori in forma, Badel, Pizarro, Borja Valero. Secondo voi? Badel, Pizarro, Borja Valero? I tre del centrocampo, certo. Ma in condizione... Veloce, Michele. In condizione, mi piacerebbe vedere Pizarro, Borja Valero e Mati oppure Aquilani, in condizione Pizarro, Aquilani e Borja. In condizione no, però, mi sembra Aquilani che Badel in condizione mi sembra sia un giocatore che copre di più di Aquilani, che dà più. Su questo hai ragione. Questo però Aquilani dicendo, quando è in condizione, l'anno scorso te l'ha fatto vedere, si inserisce alla grande. Però ormai si sta parlando dell'anno scorso. Anche Borja Valero si parla dell'anno scorso, perché quest'anno ha fatto le partite belle. Poi dopo però Borja Valero sempre e comunque va lasciato in campo. Perché magari per 80 minuti non fa il 6 tirato e poi fa il passaggio. No, per me, a me piace molto, però dico quest'anno Borja Valero purtroppo. Però ecco, come centrocampo mi piacerebbero questi tre: Badel, Pizarro, Borja Valero. Non so, magari voi senz'altro meglio di me. No, senti Marco, io ti interrompo un attimo. Scusa. Perché ho una curiosità. Voglio dire, voi siete tassisti, portate sempre in giro turisti, ma dobbiamo dire anche giocatori, persone vicine alla Fiorentina. Ecco, il vostro ultimo incontro ravvicinato? Lo posso dire? È certo che lo puoi dire. No, lo devi dire, lo vogliamo sapere. Ho portato Babacar. Ecco, quindi ci sai raccontare qualcosa? No, l'ho portato... Ieri l'ho preso ai Campini, l'ho portato a casa. Lo vogliamo sapere dove l'hai portato, perché altrimenti poi tutti si recano all'indirizzo, sotto volete casa, invece no, non lo diciamo perché è privacy. No, però possiamo chiedergli come sta, visto che come sta benissimo appunto. E mi ha detto che giovedì gioca lui. Ecco, vedi? Io gli ho chiesto, così, tanto per parlare, gli ho detto domani, vale a dire oggi, non giochi.
No, mi ha detto, perché gioco giovedì. Senz'altro gioco giovedì. Marco, aggiungere, per me, e rimane anche a Firenze, Babacar. Questa è una notizia che ci sta questo dicendo. Troppo tranquillo. Questo te lo dico io. Ecco, magari, visto che è molto più facile per voi tassisti parlare con i giocatori che per noi giornalisti, allora la prossima volta chiedigli pure magari del rinnovo, così no, ce lo sai dire. Te lo sto dicendo. Ah, tu è già sicuro? Te lo sai già? Io dico che rimane a Firenze. Sì, sì. Tommaso non lo non vedo, me l'ha detto, non però vedo, da come parlava è troppo tranquillo. Troppo... Rimane a Firenze. Dimmi, no, Tommaso. No, su Babacar mi limita a dire che purtroppo non decide lui. Quindi lui può anche voler rimanere a Firenze. No, scusami, no, non ho detto che lui mi ha detto gioca giovedì perché lo decida lui. No, no, perché lui sa che giocherà giovedì. Perché ha recuperato. Questa è un'ottima, sicuramente sì, un'ottima notizia. Sì, sì. Certo. La Fiorentina non avrà attaccanti. No, sul rinnovo di Babacar velocemente... Io spero che rimanga perché è un potenziale campione della Fiorentina. La Fiorentina ormai è da tantissimo tempo che non ha più giocatori in prima squadra provenienti dal vivaio, e adesso Babacar e Bernardeschi, quindi sicuramente non sono da farseli portare via. Però in questo momento su Babacar regna una sorta di incertezza per quello che riguarda le procure, ma anche altre questioni. E vi posso dire anche un'altra cosa. Burocratiche. No, facciamo certo. Dire, Tommaso, no, dalle certo, notizie. Manca... Che non è vero che lui non ha la patente. Lui ha la patente. Lui ha la patente, l'ha presa l'anno scorso. L'errore che ha fatto. No, no, lui. Ha fatto la battuta, dai. Non no, no, lui ha la patente tranquillamente. Soltanto l'errore che ha fatto lui è di guidare un'auto con una cilindrata troppo superiore rispetto all'anno. Perché dopo un anno non si possono guidare certe cose. Però lui ha la patente, non è vero che non ce l'ha. Stimiamo tutti Babacar come giocatore, in dubbio. Certo. È un ragazzo, un gambista. Certo, certo. Si lamentava con me perché è 8 anni che non va a casa. Dopo questa parentesi su Babacar, riprendiamo poi tra pochissimo a parlare anche della probabile, ipotetica formazione in vista dell'Europa League contro la Roma, perché davvero è quasi antivigilia di Europa League. Mi dicono abbiamo risolto, allora andiamo ad ascoltare nuovamente Pasquale da Viola Channel. Passivo pesante, soprattutto in un momento dove insomma, in questi 2 mesi la squadra ha fatto un grande lavoro con dei grandissimi risultati. È normale, un 4-0 questa sera, bello pesante, però insomma, da una parte ci aiuterà a ripartire con grande consapevolezza, e comunque siamo una grande squadra, è stato un incidente di percorso. Chiedo se c'è un po' il rischio di portarsi dietro questa gara, perché giovedì c'è la Roma, una gara fondamentale. Beh, dobbiamo essere bravi come archiviamo velocemente le vittorie, visto Tottenham, dobbiamo essere bravi anche a dimenticare questo, ovviamente dobbiamo lavorare e guardare gli errori che abbiamo commesso, però insomma dobbiamo dimenticarlo anche questo, perché comunque già tra giorni abbiamo una partita importante, giocheremo il passaggio dell'Europa League in 180 minuti. Insomma, la volontà è quella di continuare a correre su tutti e 3 gli obiettivi e andarci a riprendere comunque la Lazio. Ti chiedo se ti è mancato. Così Manuel Pasquale nell'immediato post gara. Andiamo a vedere la formazione che comunque ipotizziamo, vediamo un po' chi potrebbe rientrare contro la Roma in Europa League. Ricordiamo assente Gomez, distorsione alla caviglia per il tedesco. Scusate, ho visto una notizia, ma è morto Stromberg. Scusate un attimo. Chi è morto? Larsson, qualcuno? Larsson è morto, scusate, ecco, e giocava con Stromberg. Quello arrivò all'Atalanta, è morto oggi, ho visto 56, scusate, ma proprio ripensando anche all'arbitro, dispiace appunto. Non capivo, sei andato a fare un frasca, no, lì per lì, non capivo. Parlavo con te, ho visto appunto, vedi, sovraimpressione. Ah, perché non leggevo, quindi no, io non leggevo, invece ho letto che è morto appunto Larsson, sì, che giocava con Stromberg. Come a questo punto approfittiamo per fare le condoglianze sì, certo, all'arbitro deceduto ieri, insomma, un incidente stradale, dunque... Sì. Ricordiamo veramente... i minuti, insomma, di... Certo. Il minuto di silenzio, proprio certo, il ricordo certo, dell'arbitro di Lega Pro. Di Torino, sì, certo, originario di Torino. E purtroppo, allora, vediamo intanto se riusciamo a dare l'ipotetica formazione. Ricordiamo purtroppo, Tommaso, anche alcuni episodi per quanto riguarda i tifosi della Fiorentina, vittime a quanto pare di un episodio sì, pseudo-violento della Lazio. Sì, sembra che un pullman di tifosi della Fiorentina sia stato preso a sassate prima dell'inizio della partita. Quindi è un episodio violento, comunque, voglio dire. Sì, no, cioè, sicuramente ecco, da condannare. Da condannare. Ecco, possiamo vedere alcune foto.
Si potrebbe prendere vinta a tavolino 3-0. Un po' dura, eh? No, perché fuori dallo stadio, però 3-0 si perde sempre di uno, però. Ecco, sicuramente un episodio da condannare, un pullman della Fiorentina. Per fortuna non ci sono feriti, non ci sono danni a persone, questa è la cosa più importante. Resta chiaramente il fatto grave, e qualora poi dovesse essere confermato, ecco. Sicuramente un altro episodio di nuovo a Roma. Dopo. Scenario sempre comunque Roma. Comunque che non ci siano stati ripercussioni, insomma, per quanto riguarda poi la salute dei tifosi. I cretini sono ovunque, quindi. Andiamo a una carrellata di messaggi. La Fiorentina oggi ci ha un po' delusi, ci aspettavamo di più, ma capita di avere alti e bassi, ci scrive Ervis. Andiamo avanti, ancora la Fiorentina ci ha delusi, è arrivato un altro messaggio. Grande Tomovic, Andrea il Marradese. Tra un po' torniamo anche a leggere ancora i messaggi. Che dire, insomma, in conclusione di questa serata insieme, voglio dire, cosa può prendere come bicchiere mezzo pieno la Fiorentina? Cosa può essere salvato da questa partita? Io direi comunque la prestazione di Neto, che ancora una volta si conferma importante per la Fiorentina e a disposizione a tutti gli effetti, al di là di contratto o non contratto, presente o futuro. Lui sta veramente dimostrando di essere un grande professionista. No, e cosa invece è da lasciare davvero alle spalle? Di positivo che, nonostante la sconfitta, sei sempre a 4 punti. Sei in corsa sempre lì. Di positivo. Di negativo che è un poker pesante contro una diretta interessata. Purtroppo a ridosso della partita importante contro la Roma giovedì. Siete d'accordo, insomma? Sì, tra l'altro la questione Neto sarà uno dei temi principali per quello che riguarda le prossime settimane, perché Tatarusano, che è stato fuori in queste settimane, è pronto al rientro, non giovedì contro la Roma, ma sicuramente lunedì contro il Milan sarà convocato, e quindi adesso Montella è veramente una gatta da pelare, perché Neto si è dimostrato il portiere che era prima di gennaio, cioè un portiere top per il campionato di Serie A, a mio avviso più forte di Buffon in questo momento, non a livello generale, però in prospettiva anche più forte. Ricordiamo, Neto ha 25 anni, 26, insomma ancora relativamente giovane, soprattutto per un portiere. E adesso Montella si ritroverà a gestire due portieri fondamentalmente titolari, potenzialmente titolari, uno in scadenza. Ma fra quanto molto rientra forte. Tatarusano? Beh, sicuramente lunedì col Milan, quindi insomma. Ma anche se rientra, secondo me. Sarà curioso capire Montella, perché di fatto Neto era stato messo da parte non soltanto da Montella ma anche dalla società, con Guerini in testa, quindi dichiarazioni anche abbastanza pesanti. E l'hanno dovuto ributtare dentro per necessità. Anche da ex portiere, voglio dire, non a livello di Serie A, ma quantomeno sempre tra i pali eri. Mi metti ancora più in imbarazzo. Un parere tra Neto, Tatarusano, le prestazioni di Neto, sta confermando davvero di essere un professionista. Sinceramente io sono rimasto colpito da Neto, perché pensavo fosse una persona molto più emotiva. Pensavo lo soffrisse molto, molto di più questo periodo, appunto, di panchina, tribuna obbligata. E poi il rientro è stato invece ad ottimo livello e dimostra appunto una tenuta mentale ancora prima che fisica, atletica e appunto di poi occhio di partita. Difficile però mettere fuori Tatarusano, secondo me, a questo punto, soprattutto dopo quello che ha detto la società. Secondo me non puoi far giocare Neto, già secondo me è un equivoco il fatto che giochi Neto, e quindi devono rifare giocare Tatarusano, secondo me, obbligatoriamente. Quindi appena Tatarusano è in condizione deve suonare i tre pali, questo sì, è il tuo parere? A livello societario sì. Lui dice bene, perché, però dico una cosa, Neto tutt'oggi è un tesserato alla Fiorentina, cioè la Fiorentina lo paga mensilmente, non dico soldini, allora dico, se deve giocare chi è più in condizione? Sì, però Tatarusano era il 12°, Neto era il primo, non ha firmato, ok. Non ha firmato, è colpa di Neto o di chi per lui, diciamo così, di chi per lui, che non ha fatto come Savic, come tanti giocatori che hanno fatto il bene della società. Però secondo me Neto è un giocatore della Fiorentina, ragazzi, fino a giugno, mettiamocelo in testa, sennò qui si va fuori con le dinamiche. È un giocatore, a me scoccerebbe mandare un ragazzo in tribuna, mi prende i soldi tutti i mesi, sinceramente. Se non è bravo deve giocare, sennò qui è... Infatti, io sono d'accordo, però se la società dice una cosa del genere lo deve fare. Ma soprattutto è fortissimo, levando Doschi, per dirti, che è andato via e nel corso dell'anno sportivo precedente ha fatto un sacco di gol,
si sapeva e non è stato messo fuori rosa dalla squadra. Signori, dalla ma società. Gli Ambredi ci buttò fuori. Gli Ambredi a Catanzaro sapeva già da Frankie Lampard che è andato. Ufalugi ha giocato fino all'ultimo. Cioè, i professionisti sono professionisti. Ora, in modo particolare, io farei giocare Neto, vi dico perché. Perché deve far vedere al mondo intero che vale. E a giugno vuole andare a giocare. Io lo farei giocare perché è più motivato di quell'altro. Quell'altro dice: sono qui a Firenze perché Neto va via. Io faccio giocare Neto. Io tutelerei quello che rimane. Io tutelerei quello che rimane. Parlo da tifoso, parlo come voi. Se... lo so, va bene. Tutta la vita. Va bene, però se quell'altro è più forte e l'altro uno va via. No. Potremmo continuare a parlarne per ora. Per me gioca quello più forte. Mi blocco qui, stop. Secondo me non c'è nemmeno tutta questa grande differenza. Bravo, sì, in effetti. Vi dico intanto che Juventus e Sassuolo sono ai tempi di recupero e la Juventus vince 1-0 contro il Sassuolo. Sì, ai minuti di recupero, scusate la stanchezza, e la Juventus vince 1-0 contro il Sassuolo. Tra pochissimo torno anche dai tifosi. Vorrei però che la regia intanto preparasse il servizio sulla consegna della panchina d'oro e d'argento di quest'oggi, perché ricordiamo che questa mattina Antonio Conte ha vinto la panchina d'oro come miglior tecnico della Serie A, mentre Maurizio Sarri ha vinto la panchina d'argento come miglior tecnico della Serie Cadetta. Ovviamente per quanto riguarda la stagione scorsa è arrivata anche un po' il flash su Montella è arrivato secondo ancora una volta e Antonio Conte ha detto magari, insomma, comunque Montella è un bravissimo tecnico, ha delle idee importanti, sta facendo bene, probabilmente, chissà, forse il prossimo anno la vince lui, anche perché Antonio Conte non è comunque su nessuna panchina di Serie A quest'anno. Sì, Tommaso. Una panchina d'oro dovuta. Io resto sempre dell'idea, comunque, sì, Conte ha fatto 102 punti guidando una Ferrari. Secondo me bisognerebbe anche valutare di più ogni allenatore quale squadra guida, perché se guardiamo cosa ha fatto Montella con la Fiorentina l'anno scorso, ma così tanta differenza tra Conte e Montella io non la vedo, soprattutto per un premio particolare che non premia chi arriva primo in classifica, ma premia i valori. Scusa Tommaso, se posso. L'allenatore, poi assolutamente. Giampiero Ventura, ad esempio, non viene mai preso in considerazione, ma quest'anno infatti, è arrivato in Europa col Torino. Infatti io dico Montella perché è arrivato secondo. Ma attenzione, lo scudo bene anche Donatoni col Parma, Attenzione, sì, sì. Scusate. Infatti perché, io dico Montella, insomma, perché parliamo di Fiorentina e perché è arrivato secondo. Ora Conte, sì, 102 punti, grande record, però una Juventus che apparentemente ha schiacciato tutti, merito. Però insomma, secondo me anche il criterio di valutazione. Allora, non abbiamo il tempo di ascoltare le dichiarazioni di Conte, le metteremo comunque sulla pagina Facebook di Viola Express e di Sport Teleiride. Dunque andate comunque a cliccare sulla pagina Facebook di Sport Teleiride e Viola Express per tutte le dichiarazioni legate alla consegna della panchina d'oro e d'argento di questa mattina. Abbiamo pochi minuti, allora vorrei far parlare anche Roberto Sani. Tu volevi fare una domanda, Marco, per quanto riguarda... No, allora andiamo da Roberto Sani. Io vorrei capire un pochino di più, davvero siamo in chiusura, abbiamo parlato tanto di Fiorentina, però noi siamo curiosi anche per quanto riguarda il Tamburello. Innanzitutto, proprio veramente l'ABC del Tamburello, noi vediamo il vostro sito in sovrimpressione intanto. Sì. Allora, noi abbiamo come Club Sportivo Firenze... Abbiamo 40 secondi. Peristereo, che è l'impianto più importante d'Italia, dove giochiamo ancora a Tamburello e a pallone bracciale. Nel 2011 è stata inaugurata la scuola Tamburello Luciano Bartolozzi, dove ho io da zero, proprio da zero, non avevo punti ragazzi, ora ne ho una ventina, tra i 7 anni, 9 Matteo, ai 16 anni di Gabriele, e dove le ragazze ai 15-14 anni riescono a giocare indoor in Serie B, e quest'anno sono arrivate seconde nazionali. Complimenti! Poi abbiamo gli allievi maschili, che anche loro hanno fatto una buona parte di campionato in Serie C e in allievi, in allievi giovanili, e poi abbiamo la Serie B e C indoor, che la C è campione regionale e la B per pochi punti non è arrivata alle finali nazionali. Ma è proprio l'ABC, i ruoli, perché sentivo spalla, terzino, sì, allora, terzino. In open si gioca 5 per squadra, c'è il battitore, 2 in fondo, il battitore spalla, il mezzo gioco gioca nel mezzo e 2 terzini giocano davanti. Mentre nell'indoor si gioca in 3 per squadra, il campo è più piccolo e i ruoli sono praticamente quasi gli stessi, perché
Devo davvero chiudere, vi rinviteremo per parlare di più di Tamburello, ma insomma la serata di questa sera doveva inevitabilmente essere dedicata alla Fiorentina che giocherà giovedì contro la Roma. È arrivato il momento dei saluti, ringrazio lo studio di questa sera, ringrazio voi di essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è ovviamente a lunedì prossimo, sempre 21:50. Buonanotte.